Ha lasciato l'ospedale di Salerno per indossare la fascia tricolore davanti al Consiglio Comunale eletto a Sanza l'11 giugno scorso. Vittorio Esposito, per la prima volta dalla vittoria, ha potuto vivere l'emozione del successo raggiunto con la squadra che aveva messo in campo contro il sindaco uscente Francesco De Mieri. Qualche giorno prima del voto fu colto da malore e ricoverato per l'impianto di 3 bypass al cuore. Un intervento che lo ha costretto a letto per oltre 20 giorni. Lo scorso weekend il ritorno in paese obbligato per l'insediamento. Per lui una forte emozione che ha dovuto controllare per evitare danni alla salute. Dopo la nomina degli assessori e il discorso durato circa 30 minuti, a causa anche del caldo, ha dovuto lasciare di corso il comune per far rientro a casa supportato dall'affetto della gente. Così come anticipato dallo stesso primo cittadino, la carica di vice sindaco è andata ad Antonio Lettieri, al quale è stata affidata anche la delega all'agricoltura. L'assessorato alle politiche sociali è andata alla candidata più votata, Marianna Citera. Il gruppo di minoranza guidato da De Mieri, nell'augurare buon lavoro alla nuova amministrazione, si è impegnato a supportare l'azione di governo se la riterrà valida per il Paese. La lista di Esposito è salita alla guida del Comune per 350 voti di differenza. Sarò il sindaco di tutti, afferma il primo cittadino, anche di chi non ci ha sostenuto. L'unità della nostra comunità è in testa al nostro programma. A breve la maggioranza si darà degli obiettivi da raggiungere nei primi 100 giorni di amministrazione. A Sanza, dice Esposito, non c'è bisogno di creare grandi strutture, basta utilizzare al meglio quello di cui già disponiamo. Per creare economia dobbiamo investire nell'agricoltura, nella promozione e valorizzazione dei nostri monumenti e soprattutto, aggiunge, dobbiamo iniziare a sfruttare al meglio il Monte Cervati e le strutture turistiche già realizzate sulla maestosa montagna.